Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Maria Giovanna Luini, senologa e scrittrice. Buonasera, ben arrivato Paolo Giordano, scrittore. Buonasera, bentornato. Buonasera. Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. E buonasera, bentornato Massimo Giannini, direttore. Buonasera. Di Radio Capital, editorialista di Repubblica. Allora, il governo vara le prime misure di sostegno economico per l'impatto del coronavirus, ma a una settimana dall'esplosione di questa emergenza ci si chiede se Conte sia stato all'altezza di questa grande sfida oppure ne esce fortemente indebolito lui e il suo governo. Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, tu oggi hai scritto su Repubblica un editoriale impietoso contro il Presidente del Consiglio Conte. Sì, gliene hai detto di tutti i colori su di lui, la sua gestione del coronavirus, tra l'altro hai detto che è stato inconcludente, hai parlato di insostenibile leggerezza di Conte. Che cosa avrebbe dovuto fare di diverso il Presidente del Consiglio? Premetto che io ho fatto un ragionamento un po' più rotondo, ho parlato del coronavirus come uno stress test sulla tenuta del sistema Italia, quindi in questa debolezza e scarsa credibilità sulla tenuta del governo, diciamo, certo, sì, no? Però ci ho messo dentro un po' tutti, perché non è soltanto il governo, secondo me, che non ha agito nel migliore dei modi. Ci sono stati gli enti locali che hanno dato pessima prova, inseguendosi sul terreno della drammatizzazione e costringendo poi i cittadini a non capire più niente. C'è stato anche un sistema mediatico, se lo vogliamo dire, che non è stato all'altezza, perché ha trasformato la battaglia in due curve contrapposte tra gli ultra di Burioni e i fedelissimi della Gismondo, tanto per dire. Ci sono stati anche gli scienziati che non ci hanno dato una mano stavolta, perché anche loro si sono divisi. Insomma, alla fine gli unici che hanno tenuto sono stati i medici e gli infermieri, diciamo questo. Poi ho aggiunto quello che avrebbe dovuto tenere assieme tutto questo e mettere ordine nel caos, e ho parlato del governo, ho parlato del Presidente del Consiglio, perché io ho avuto l'impressione che nei primi giorni della crisi del coronavirus il Presidente del Consiglio abbia in qualche modo sottovalutato, abbia parlato molto senza dire granché e si è limitato a rassicurare gli italiani dicendo: tranquilli, non trasformeremo l'Italia in un lazzaretto. Tutto questo è durato fino al sabato notte e poi alla domenica, quando invece ha incredibilmente scoperto che questa era una grande emergenza e ha drammatizzato in una maniera estrema, presentandosi in diretta televisiva dalle 3 del pomeriggio di domenica, sì, cominciando da Lucia Annunziata fino alle 10:30 di sera, finendo con Massimo Giletti. Sì. In mezzo c'è stata Mara Venier a Domenica In, Barbara D'Urso su Canale 5, Fabio Fazio su Rai 2, e lì ha scoperto che c'era questo virus e ha detto: sono rimasto colpito anch'io dalla diffusione di questo virus, noi abbiamo applicato misure precauzionali che funzioneranno anche se ora non si vede. Dopodiché, allora, dopodiché non è stato in grado, ha sbagliato a criticare l'ospedale di Codogno, dopodiché non è stato in grado di rimettere ordine nel caos a partire dalle regioni. Lui aveva la possibilità di farlo, Costituzione alla mano. L'articolo 117, quello che delimita i poteri dello Stato. Allora, Aspetta Massimo Giannini, prima che tu diventi direttamente il consulente. No, dico solo quello che mi ha convinto, del Consiglio. Tutto qua. No, anche lei sarebbe così severo, Paolo Mieli. No, Conte è stato così disastroso sia sulla Massimo gestione Giannini che la comunicazione. Dicendo: io ho fatto un ragionamento più rotondo e poi l'ha riempito di mazzate a Conte. No, io posso parlare un'ora degli altri soggetti ma che non hanno funzionato. Lo dico perché ho risposto effettivamente alla domanda di quasi tutti, anzi tutti i rilievi che gli ha fatto sono rilievi sensati, però io trattengo il giudizio su Conte. Secondo me c'è stato un eccesso di severità che non teneva conto di alcune considerazioni politiche. Cioè, Conte è da solo, il governo, non, insomma, con il rispetto per i ministri, non ha una maggioranza. Un partito, il partito dei 5 Stelle, si stanno squagliando, sono spariti, non si sa. Le sardine sono ad amici.
Il PD, ho visto che lodevolmente Zingaretti è andato a prendere un aperitivo a Milano, ma insomma lo vogliamo capire che lui si è trovato quella famosa domenica, non lo salvo perché poi gli errori, però si è trovato in un'emergenza, anche noi siamo rimasti colpiti, sabato e domenica all'improvviso abbiamo visto una quantità di contagiati e di morti, quello si è trovato da solo e ha cominciato ad andare. In più è un inesperto di comunicazione politica, non è che fosse mai stato, e quindi ha cominciato, gli hanno detto che ci sarebbe anche da comunicare in porta, poi i collaboratori sono quello che sono, cioè lo mandano avanti, gli guarda, c'è anche da Barbara D'Urso, è importante perché quella raggiunge un pubblico, il povero Conte ha fatto la giornata più stolta della sua vita, però detto quando questo... lei chiede un giudizio su Conte, il governo, quando ha avuto percezione di questa cosa, ha reagito con severità. Io isolo dai rilievi Giannini uno solo, cioè doveva essere, avrebbe dovuto essere, e ancora adesso dovrà essere più attento all'economia. Questa è una cosa è quello che il governo sta facendo. È anche vero che il coronavirus è cominciato neanche una settimana fa, appunto, no, l'emergenza. Io penso però che avrebbe dovuto essere severissimo sui bambini nelle scuole, tutte quelle lamentele che non si possono più fare le gite scolastiche, di fronte a una cosa che non sappiamo cosa sia, è lecito essere particolarmente severi. Ci sacrificheremo tutti per una, due, tre settimane. Ma sull'economia no. Sull'economia cercano di rimandare, anche perché, come sappiamo tutti, sul fronte economico, con tutto che l'Unione Europea anche oggi ha ribadito che ci sarà una flessibilità in più, ma insomma lì bisogna trovare i soldi per finanziare appunto tutte le misure che devono essere varate per aiutare l'economia. Dottoressa Luini, senta, la interpello come medico, ma anche come scrittrice e come una persona che crede nell'utilità, nell'uso terapeutico delle parole. Se torniamo a quelle del Premier Conte, sono state quelle giuste in occasione di questa emergenza? Sono state adeguate per un frangente così delicato, difficile? Ma in condizioni di shock, quando qualcosa di nuovo ci colpisce duramente e non sappiamo effettivamente che cosa sia meglio fare, le parole non aiutano molto. Per fortuna non faccio e non farò mai il Presidente del Consiglio, perché non sono in grado di dire se siano corrette o meno le prime parole a fronte di uno shock, perché quello è. Posso dire però che dopo le parole di tutti noi hanno assunto una diversa valenza, quindi forse quelle prime parole oggi possono essere rilette con un senno di poi che sì, aiuta, ma neanche tanto. Il mio lavoro è contribuire all'equilibrio delle persone anche molto con le parole, quindi da oggi possiamo fare qualcosa di diverso. E cosa dovrebbe fare di diverso, secondo lei, il Presidente del Consiglio, che resta, diciamo, il comunicatore principale sulla vicenda coronavirus? Ma indubbiamente lo è ed è giusto che sia così. Probabilmente una maggiore consapevolezza anche scientifica e non solo, una maggiore consapevolezza che sicuramente ha, ma che magari può essere costruita con il tempo, sull'impatto delle parole anche sulla salute della gente, perché noi siamo più o meno vulnerabili in base a ciò che ci viene detto, lo dico lavorando in oncologia, ciò che io dico e il tono con cui lo dico ha un profondo impatto sulla risposta delle persone anche alle terapie, però questa è una consapevolezza che si acquisisce con la pratica. Ecco, quindi... non so più se consigliare a Conte Massimo Giannini come consulente della comunicazione o la dottoressa Luini, forse la dottoressa Luini. Paolo Giordano, e lei naturalmente anche si occupa di parole, di descrizione dei fatti, di racconto dei fatti, le scene che le rimarranno più impresse di questi giorni, perché abbiamo visto varie cose, no? Allora l'onnipresenza televisiva di Conte, almeno la famosa domenica, gli attacchi di Salvini, la mascherina del governatore lombardo Fontana, oggi il video dell'altro governatore leghista Zaia, quello del Veneto, che ha creato un pandemonio
pandemonio, perché ha detto sì, abbiamo visto tutti i cinesi che mangiano i topi vivi e loro insomma si lavano poco, poi si è scusato, insomma un pasticcio, appunto parlando di utilizzo delle parole di comunicazione, un gran pasticcio. A lei cosa rimarrà impresso? Sì, mi sembra che tutte queste scene citate siano ininfluenti rispetto a quello che stiamo fronteggiando, e che della mascherina di Fontana si sia parlato, si siano sprecate veramente tante parole. A me resta impressa in realtà una scena che ho vissuto qualche mattina fa al mercato, e stavo aspettando di essere servito e questa ragazza non riusciva a sganciarsi da una telefonata con sua madre, ho capito dopo, che era completamente presa in un panico, era la mattina in cui sono usciti i contagi della prima bambina, credo, della prima minorenne. E questa ragazza non riusciva ad arginare la paura della madre. Quando ha riagganciato, ha guardato me e mi ha detto: ma tanto è solo un'influenza, no? E in quel momento ho capito qualcosa di molto grave che è successo in questa settimana, che è un vizio di fondo, credo, quello credo a cui si riferisse anche la dottoressa Luini. Cioè c'è stato dall'inizio una contraddizione in termini. Da una parte alcuni che ripetevano è solo un'influenza, e al tempo stesso un'area d'Italia che veniva isolata, una città che veniva fermata di fatto, e appunto richiami continui alla popolazione a come lavarci le mani, a come interagire con gli altri. Queste due informazioni è evidente che sono in contrasto, ma il problema è che il problema è stato dall'inizio, secondo me, che è un po' un vizio di fondo della nostra politica, anche dei nostri giornali, che oggi ho notato, ad esempio, nelle home page non mettono più il conteggio dei contagiati. Perché? Perché c'è una sfiducia nel fatto che la gente possa capire nel momento in cui tu dai un'informazione chiara e cristallina. C'è l'idea che l'informazione vada manipolata in modo che non sia spaventosa e non generi panico, ma in realtà questa insicurezza, perché un po' siamo come i bambini rispetto alle istituzioni, no? E i bambini vanno in panico quando i genitori sono insicuri, non quando i genitori dicono una cosa chiara seppure dura. In questi giorni continuiamo a sentire dei bisticci solo dannosi. Dei bisticci solo dannosi. Ecco, Giannini, alla fine comunque il Premier Conte e il suo governo escono rafforzati o indeboliti da tutta questa gestione dell'emergenza? Massimo Franco oggi sul Corriere della Sera, per esempio, scriveva che gli attacchi di Salvini e delle opposizioni, ma per la verità di Salvini, perché la Meloni e anche Berlusconi si sono ben guardati, no, dal fare attacchi o di strumentalizzare la vicenda, ecco, e Salvini ha fatto anche l'ipotesi di governissimo, eccetera, eccetera. In cui si sono rivelati un boomerang. Quindi alla fine il governo ne uscirà più forte, ne sta uscendo più forte? Che siano stati un boomerang non c'è dubbio, a conferma di quello che dicevo in premessa, cioè è un problema di sistema paese, prima ancora che di governo, perché anche appunto l'opposizione, in questo caso parlo di opposizione, soprattutto di Salvini, in questa vicenda non ha certo brillato, ed è stato un boomerang perché la sua ipotesi di governissimo è stata respinta con perdite praticamente da tutti, compreso quello che forse poteva dargli più sponda, cioè per adesso Matteo Renzi. Però al di là di questo, Salvini tra l'altro ha richiesto stasera la sospensione delle tasse in tutta Italia, quindi sì, non solo per le zone rosse. Figuriamoci, non gli pare vero di cogliere qualunque occasione pur di dire italiani non pagate le tasse. Ma al di là di questo, appunto, fa parte di una irresponsabilità complessiva del sistema. Io credo che il governo ne esca indebolito tanto quanto l'Italia. Perché il vero problema, lo ha accennato prima Paolo Mieli e ci sarei arrivato, non è stato soltanto di comunicazione da parte del governo e degli enti locali, ma anche di azione sia del governo che degli enti locali, perché le azioni che sono state intraprese sono state tanto contraddittorie quanto le parole comunicate agli italiani. Ed è quello che ha determinato una gigantesca perdita economica. Già ora, qui, adesso, c'era già prima. Perché anche se il virus si fosse limitato alla Cina, noi avremmo avuto comunque un impatto economico devastante sulla nostra economia europea ed italiana. Adesso ce l'abbiamo addirittura in casa, ed è quello che poi ha spinto il governo alla clamorosa retromarcia, dopo che ha capito che il dramma
non era soltanto sanitario ma era anche economico, allora è scattata la rincorsa a dire ma no, ma in fondo è solo un'influenza. E questo ha contribuito a rendere ancora più incerti e preoccupati gli italiani, perché non sanno più se si dovevano fidare prima o se si devono fidare adesso. Allora, in questo senso dico che il governo è indebolito, dopodiché è rafforzato da che cosa? Dal fatto che, e qui torno a Salvini e a chi ha diciamo malauguratamente concepito che adesso si possa fare un governissimo, in una situazione come questa, che fai? Fai cadere questo governo dimostrando che questo è un paese ingovernabile ed è anzi totalmente preso ed esposto alla mercé del virus? Non si può fare. Quindi adesso il governo deve andare avanti e auspicabilmente deve governare, perché questo è il punto, non è solo Conte e tutta la sua squadra, devono recuperare un forte coordinamento di azione e di comunicazione. Finora purtroppo, ripeto, non c'è stato e questo ha contribuito a sconcertare ancora di più gli italiani. E questo virus purtroppo durerà più a lungo di quello del coronavirus e del Covid-19. Paolo Merici, adesso vedremo anche all'opera i governi degli altri paesi europei, perché no, abbiamo visto che forse per un eccesso di comunicazione noi siamo finiti sui siti, sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Gli altri paesi europei, parlando solo di quelli europei, molto meno. Ma intanto oggi la Svizzera ha annullato il salone dell'automobile, in serata Berlino ha annullato la fiera del turismo, cominciano anche lì molti contagi, insomma, quindi evidentemente misurarsi con un'emergenza di questo genere sarà molto difficile anche per i nostri partner. Beh, è d'accordo con sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Giannini. Io, come ho detto già prima, lo ripeto, terrei separata la questione sanitaria, su cui sono per una severità maggiore, che comporta uno sforzo, una fatica, un dolore per ognuno di noi, ma sono, perché non è una semplice influenza, sono tutte fesserie. Se no, non è una semplice influenza, dottoressa Luini. Le pare, scusi, che tutti i capi di tutto il mondo si stanno allarmando, da Trump alla Francia, così, tutti per una semplice influenza, perché non hanno capito quello. Però hanno detto anche questo, Paolo. Certo, hanno detto anche questo. Quando hanno capito che la frittata era fatta, hanno detto, ma vabbè, in fondo è quasi come un'influenza. Diciamo, 4 su 5 fra noi non ha i fondamenti scientifici per dare giudizi. Però io mi fido della percezione che se in tutto il mondo questa cosa viene presa con un allarme, ci sarà un motivo. E la verità è che non sappiamo neanche se alla fine si risolverà in una influenza, speriamo meno grave dell'asiatica, perché il precedente, questa influenzona che causò 2 milioni di morti fra il 57 e il 60, quindi stiamo a vedere. E viene ricordata come un niente l'asiatica. Allora, lo vedremo alla fine, questi giudizi diamo alla fine. Per adesso, ripeto, su quello che riguarda la politica, concordo con Giannini. Posso aggiungere una cosa? Io sono rimasto veramente stupefatto esaminando solo dal punto di vista politico della proposta di Salvini di un governissimo. E sono rimasto stupefatto non perché io abbia un'idea. Il cosiddetto governo di unità nazionale, sì, con dentro tutti, esatto, senza Conte ovviamente. Perché mi ha stupito molto. Io penso che Salvini sia una persona intelligente, capace, ma era così fuori tempo, così destinata a essere respinta persino da Matteo Renzi, che tutti indicavano come un interlocutore naturale. E poi, per la prima volta, non raggiungeva una convinzione della gente, perché nessuno di noi è convinto che se il governo Conte o di chi per lui si allargasse a Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, il risultato sarebbe una maggiore efficacia in un momento come questo. Da che lei pensa che alla fine è stato un boomerang per Salvini? No, guardi, come sempre, quando c'è una cosa così fuori fase, io aspetto di capire bene come gli venne in mente a Salvini se di c'era fare una razio, diciamo. Se c'era una razio, non la posso. Interrompo solo per ricordare che comunque in serata Salvini
ha contemporaneamente spostato il tiro anche sulla sua, diciamo, il suo cavallo di battaglia vero, che è quello dei migranti, perché siccome abbiamo l'emergenza dei profughi siriani che stanno, che si sono messi in marcia, no, questo secondo me sarà un grosso problema nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché il presidente turco Erdogan ha detto noi apriamo i confini per consentire ai profughi siriani di fuggire. Hanno cominciato ad andare verso la Grecia, verso la Bulgaria, la Grecia ha chiuso i confini e Salvini ha prontamente detto da noi può entrare chiunque, e i greci hanno chiuso. Quindi questo ci lascia... Visto che l'ha citato, allora mi permetta di sottolineare che questo è il vero fatto grande del giorno. Ciò che succedendo fra Siria e Turchia meritava più spazio sui giornali stamattina, speriamo che glielo diano domani. Chiusa la parentesi. Ma anche fosse vero lei, che Salvini si è, quello che dice lei, cioè che Salvini ha voluto intercettare il problema dei migranti, che senso ha avuto, io me lo ricorderò, ve lo richiederò fra un mese o due, proporre a Vanvera il governissimo. Ma perché farlo? Lei ha una risposta, Paolo Giordano forse no, ma adesso me lo dice subito. Ma voglio anche aggiungere un'altra domanda, perché siccome lei ha cercato di spiegare il coronavirus e le sue conseguenze con la matematica, ci spiega che risultato ha ottenuto? No, non sono io che ho cercato di... Io ho cercato di portarlo fuori, ma in realtà la matematica è il mezzo principe con cui si studiano le epidemie, forse ancora prima della medicina in questo caso, perché spiega e cerca di prevedere come si diffonde un contagio come questo, soprattutto in una società fortemente connessa, globalizzata, un mondo come quello in cui viviamo oggi. Ho sentito il forte bisogno di ricorrere a questo strumento un po' più astratto, proprio perché sentivo una dispersione continua in delle contraddizioni altrimenti irrisolvibili. Mentre la matematica dà una linea rispetto a come si tratta un'epidemia. E non dimentichiamoci che tutto questo è nuovo per noi, ma epidemie come questa ci sono già state e ce ne saranno sempre più di frequente, perché anche questo ce lo dice la matematica, ma ce lo dice anche un po' di ragionamento. Tutto questo ha a che fare con il mondo in cui viviamo, con la nostra economia, con tutti i problemi climatici ed ecologici. Ecco, io avrei voluto sentire in questi giorni un po' più di spiegazione in questo senso. Ad esempio, capire qual è il legame tra i disastri ecologici che stiamo facendo e l'emergenza di questi virus o di queste epidemie sempre più frequenti, perché c'è. Allora, queste sarebbero cose da spiegare. La matematica è un primo mezzo per avvicinarsi a questo modo di ragionare senza perdersi sulle mascherine o i gel e tutte queste cose su cui abbiamo riempito i giornali. È d'accordo, dottoressa Luini, e con quello che stava dicendo Giorgio, e alla fine avrà vinto, sta vincendo il panico e l'allarmismo oppure la scienza e il buonsenso? Dipende da noi, sono molto d'accordo con lui e faccio leggere ciò che lui ha scritto ai pazienti che mi chiedono notizie o alle persone che non sono pazienti e che mi chiedono notizie, perché... La lei in questi giorni chiederanno continuamente, sì, no? Sì, ma hanno bisogno di una spiegazione che non sia l'estremo o la peste nera o l'influenza, non è nessuna delle due cose. Esistono tante sfumature in mezzo e esiste anche un grosso problema con il non lo so, perché in questo momento molte parti di questa situazione hanno a che fare con la difficoltà dei medici, lo dico da medico, nel dire non lo so. Tante cose ancora non sono note, sono da verificare, non fosse altro per il fatto che i virus mutano, quindi hanno comportamenti che possono cambiare. Comunque sono molto d'accordo con lui, l'informazione è necessaria. Poi ciò che a me interessa in modo un po' più pragmatico è aiutare le persone a proteggersi non solo con ciò che viene consigliato per esempio dagli ordini professionali, dagli ordini dei medici, ma con l'evitamento del panico. La consapevolezza non è mai panico in nessuna situazione. La consapevolezza non è sottovalutazione, la consapevolezza non è panico. Abbiamo un sistema immunitario che funziona grazie a segnali che noi possiamo in qualche modo regolare.
con l'informazione che arriva dall'esterno, ma soprattutto con la nostra rielaborazione di questa informazione. La interrompo per chiedere allora subito, siccome il suo nuovo libro si intitola La via della cura, pubblicato da Mondadori, e il sottotitolo è 23 passi per superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio, c'è qualche buon consiglio anche per noi comuni mortali che abbiamo paura, non sappiamo bene come dobbiamo comportarci di fronte al coronavirus? La paura è un buon segnale quando ci aiuta a informarci bene, ma poi deve scattare quel momento in cui facciamo silenzio. Quindi il suggerimento è fare silenzio, dopo che abbiamo letto e ascoltato di tutto, fare due passi indietro e guardarci avendo fatto due passi indietro. Tante cose dentro esistono e escono quando stiamo zitti, suggerimento che dovrebbe valere per tanti, per me compresa. Però davvero, in questo momento è la nostra relazione con il non lo so da sistemare un po', perché può succedere di non sapere ancora tutto. Le informazioni arrivano, stiamo cercando di ottenerle, ma non è ipotizzando e magari ipotizzando in pubblico con estremizzazioni che aiutiamo chi ha paura. Mm-hmm. Anche noi abbiamo paura, ma la paura è uno strumento. La paura è uno strumento per appunto organizzarsi. Diceva Aldo Moro, non abbiate paura di avere coraggio, che secondo me è la formula un po' morotea, ma perfetta, perché la paura induce consapevolezza, come diceva la dottoressa, e quando sei consapevole sei anche in grado di fare scelte coraggiose. Quindi è un meccanismo virtuoso che è esattamente quello che non ha funzionato fino adesso. Però se posso dire solo una cosa, sono ammirato dalla reazione degli italiani, perché a dispetto di alcuni episodi estremi, alla fine la parte migliore del paese è stata l'opinione pubblica. Nonostante lo sconcerto, il disorientamento e appunto la paura, non abbiamo assistito a fenomeni totalmente incontrollati e totalmente irrazionali. Sì, qualche assalto ai supermercati, ma con quella comunicazione ci stava. Quindi questa è maggiormente responsabilità, ripeto, del decisore politico che dovrebbe consentire questa maggior sicurezza. Telegrafici Miele Giordano, è stata l'opinione pubblica che alla fine esce vincente. Sì, secondo me l'opinione pubblica tutto sommato ha retto. Io sono convinto che la cosa peggiore adesso da parte della decisione politica è alternare decisione di severità a decisione di spaventate da sismo, poi di nuovo di severità. È quello che io, per esempio, succede. Rispetto al clima che si è determinato in questo fine settimana, avrei preferito una maggiore insistenza sulla severità, facendo salvo ciò che può danneggiare l'economia. Ripeto. Ma le aziende le dobbiamo riaprire, per esempio? Sì. Perché questo è un tema. Allora, le aziende per ora sono chiuse. Stamattina noi avevamo... Però il telelavoro ci sta dando sì, anche lì una grande mano. Sì, però stamattina noi avevamo in radio MTA, un'azienda che è a Codogno, una delle più importanti nel settore della componentistica per auto, l'hanno fatta riaprire in Cina e è ancora chiusa a Codogno. Telegrafico diceva, Paolo Giordano. Come facciamo? A me su questo interessa solo aggiungere che c'è questo virus è anche un po' un'occasione per pensare su un livello diverso, nel senso che oggi sentivo tornare alla normalità, rifare tutto come prima. Senza non siamo fretta. In un momento di normalità, ma siamo in un momento di eccezionalità. Ma che fretta c'è di tornare alla normalità? Aspettiamo di vedere. Siamo in un momento di eccezionalità. Forse abbiamo un momento in cui dobbiamo... Che cosa sono 2 settimane? Forse per l'economia bisogna pensarci, ma nella vita nostra cosa sono 2 settimane, 3 settimane? Però, dovesse però, essere Paolo, un... quando, no, chiudono, adesso le, devo quando chiudere... chiudono le aziende, esatto, è la nostra l'economia vita, è un altro livello. Certo, certo, livello. Certo. Allora io però adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che ci parla del Vaticano, perché... Il Vaticano oggi ha lanciato la sua sfida ai poteri forti della tecnologia. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. I colossi tecnologici IBM e Microsoft hanno firmato questa mattina un documento che li vincola a una visione etica dell'intelligenza artificiale. Lo hanno fatto a Roma, ospiti della Pontificia Accademia della Vita, al termine di un incontro pubblico che probabilmente lascerà una traccia nella storia della civiltà digitale. Tra i primi a parlare di algoretica, cioè di etica degli algoritmi, è stato nell'ultima edizione del meeting di Rimini il frate francescano Paolo Benanti, docente di teologia morale all'Università Gregoriana.
voleva dire che all'intelligenza artificiale si devono imporre delle regole morali, come si è saputo fare nei settori della chimica o del nucleare. Ora qualcosa si sta muovendo, con la Chiesa ancora nel ruolo di apripista. L'obiettivo, ha spiegato Monsignor Vincenzo Paglia, è molto semplice. Dobbiamo fare in modo che sia l'uomo a guidare la tecnologia e non viceversa. Perché un buon algoritmo diventi un algoritmo buono, occorre che esso non si trasformi in uno strumento di potere e di dominio. La sfida lanciata questa mattina all'auditorium di Via della Conciliazione, alla presenza di centinaia di studiosi, sembra proibitiva. Il nuovo capitalismo digitale ricava infatti gran parte dei suoi giganteschi profitti proprio dal controllo e dalla manipolazione dei comportamenti umani, come ha dimostrato Shoshana Zuboff nel suo saggio sul capitalismo della sorveglianza. Ma proprio per questo la battaglia per un'intelligenza artificiale umanistica può trovare grande consenso soprattutto tra i giovani. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio i miei ospiti, grazie Paolo Mieli, grazie Paolo Giordano, grazie Massimo Giannini, grazie Maria Giovanna Luini. Ricordo il suo nuovo libro, La via della cura, sottotitolo 23 passi per superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio, pubblicato da Mondadori. Grazie spettatrici e spettatori. Io non darò la mano ai miei ospiti questa sera perché abbiamo appena appreso che il ministro della sanità francese Olivier Véran ha detto ai francesi meglio non stringersi la mano, non stringetevi più la mano. Quindi, a proposito di comunicazione, di allarme, allarmismo, vediamo come fanno gli altri che ci arrivano adesso. Grazie, grazie. E linea propaganda live a Diego Bianchi, tra gli ospiti Fabrizio Gifuni, e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.